siamo al live sketch di Miki Yoshikawa allo stand Star Comics. Quando deve creare il name non ci sono orari, quindi potrebbe farlo, magari viene
uno schedule preciso. Quindi si parte con il name o layout, che è la base per la tavola successiva. Insomma,
inizia alle 6 di mattina e termina a mezzanotte. Quindi da mezzanotte alle 2 si prepara il lavoro. Questo è il destino che capita quasi a tutti i mancanti. Del giorno successivo. Allora, in questo momento
vedere tutte le streghe, ma la Yoshikawa ha già in mente le altre streghe, sta creando per l'appunto la settima strega, non vuole spoilerarci altro, e quindi con la settima dovremmo aver finito. Stand, il signore è il redattore che si occupa, il signor Suzuki si occupa della signora Yoshikawa, accompagnata ovviamente di sé esperto. Vediamo tanto se riusciamo. Ragazzi, su Ari Ninja abbiamo oggi la Davide La Rosa presente per fare per infamarlo. Fare spazio per un'ulteriore domanda. Bene, vieni subito bello carico. Viene a fare oggi alle 4:30, in più per i volumi non è più 2,90 ma è 2,50 per la piena. Domanda, la Sensei, dice che ci sono vari istituti in cui la situazione di ieri, di presenza di ieri, sarebbe un tempo è abbastanza sfruttata, però almeno quasi il poster col gioco da tavolo è impossibile da vincere. Ok, una domanda sempre a proposito, di Yamada Kun e le tre streghe. E, una curiosità, ho visto in un'intervista giapponese per Comic Natalie, nella sua postazione di lavoro c'era un poster su Ribbon of Ishii di Zaffiro, la principessa Zaffiro. E lì anche abbiamo una storia di personalità nel corpo sbagliato, nel senso chiaramente Zaffiro, se c'è un legame. Sapete, appunto, anche Zaffiro ha un corpo di ragazza ma due cuori, uno femminile e l'altro maschile, oltre a doversi fingere maschio. E in compenso la situazione di Ryu e Urara di Yamada è più semplice. Sorride. Ci siamo fatti un po' i fatti suoi. Non vincerei mai. È un calendario comunque. Si tratta di un caso. Sì, perché lei ha questo calendario di esatto e quindi in quel mese c'era la presenza di Zaffiro e gli altri mesi sono stati molto ricordati. Era solo un caso, bene. Perché in quel mese c'era Zaffiro. Tanto l'illustrazione, adesso che è più chiara, ci fa vedere che non si tratta semplicemente di Urara, ma anche di Hana Adachi alla destra, la Megane-chan di Yenri Kunto Megane-chan. Quindi le due protagoniste
anche abbastanza diverse, ma entrambe in un certo senso. La secchiona è una, la strega, è aspirante secchiona la ragazza con gli occhiali. Occhiali fra l'altro posticci perché non ne avrebbe bisogno, ma adesso si passa alla cancellatura, un momento importante. La gomma cancella i tratti residui. Guardate come attraverso il pennino con tratti più spessi si può fare. Ovviamente ha una grandissima ammirazione per il suo prodotto, ammira il suo stile e il modo di lavorare, perché comunque è una persona molto precisa, molto si impegna moltissimo, quindi lei insegna anche più ecco. I grandi maestri come Tezuka, ma chiaramente maestri più diretti come Mashima, ammira la persona. Sono molto impegnata, si lavora divertendosi, quindi anche per come dal punto di vista è un modo la simmetria di dello stile dell'autore di Baby Sale. Infatti vedete adesso il video di Kanji che Yamada Kun. Ricordiamo che per
cambiarsi di corpo basta un bacio, quindi voleva sapere perché gli avala con i baci sono veramente all'ordine del giorno, cosa rarissima per l'altro in un contesto giapponese, quindi ha dovuto un po' fare anche documentarsi. Allora non c'è un particolare personaggio che rappresenta proprio Ishikawa di Yamada, però tutti i personaggi che lei crea hanno un piccolo pezzettino di lei, cioè ecco, una particolarità, un dettaglio che in cui lei si riconosce. Una domanda, quanto c'è appunto della Yoshikawa nella... Se avete delle domande, c'è la Yoshikawa nella... Yoshikawa nei personaggi, c'è qui per voi nei personaggi che risponde a tutte le domande che gli vengono fatte in tempo reale. Inventa, se, chiaramente non è che nessuno rispecchi la stessa l'autrice al 100%, c'è qualcosa di lei in ciascuno di essi. Allora, io vorrei questo, di essi. Di giovani, volevo sapere il manifestato, perché lei ha ascoltato il suo cuore, sono i teppisti che lei tiene in qualche modo, in Italia ci sono, voi avete esperienza di teppisti? Ecco, ci sono teppisti, la Yoshikawa stessa chiede, ma sono teppisti nelle scuole giapponesi e nelle scuole italiane? Evidentemente è un argomento che le sta a cuore. Volevo sapere perché in Giappone ci sono gli edifici scolastici, no? E anche qui sono gli edifici scolastici, invece in Italia è possibile conoscere gli edifici da un abbigliamento specifico oppure si nascondono tra... è più facile anche mimetizzarsi per eventuali bulli. Mi sembra proprio divertirsi effettivamente lavorando, anche se l'impegno e la professionalità sia del tratto, quella è già ormai una mangaka affermata del resto. Ieri ne abbiamo visto uno allo live, allo showcase proprio di Yankee Kun, probabilmente un gadget da rivista.
proposito dello scambio di corpi, che è un elemento spesso utilizzato ultimamente in opere, ricordo anche manga come Un segreto per due di Ai Morinaga, anime come Kokoro Connect, vari drama anche coreani, Secret Card. Se sappiamo che prima di trattare questo argomento si è informata molto, insomma, anche sulle differenze tra uomini e donne, insomma, anche queste opere, conosceva queste opere, sono state di ispirazione? Un segreto per due è arrivato anche in Italia. Sempre un'occasione per giocare su gag, commedia degli equivoci. Mi auguro che qualcosa si senta tutto quello che stiamo dicendo e ascoltando. Adesso,
che non è qui, da qui parte probabilmente ci regalerà un'altra illustrazione.
l'opera della dell'attrice Risanaka che fa Anadashi, il programma di anche tu. Sei rimasta in contatto con l'attrice dopo la produzione del drama? Abbiamo anche un po' stalker della postazione di lavoro, no, purtroppo queste foto. Non immaginavo di riuscire a fare tutte queste domande. Allora, si trattava di un disegno di Anna fatto da questa autrice, e lei non la conosce personalmente, però comunque molto contenta, insomma, che ha avuto questo omaggio. Non c'è una cosa personale, ma è il disegno di Sanaka. No, però c'è quattro. Vabbè, però adesso la domanda intanto era, voleva sapere ragazzi se lei ha deciso di lasciare la carriera d'assistente da sola per cominciare a fare la manca a lui, poi non è una cosa da fare, effettivamente neanche così di assistente che è in casa.
vicino lì. Le prime pagine, il primo capitolo, ringraziamo di nuovo Yoshikawa che ci ha regalato questo bellissimo momento. Thank you.